Ciao ragazzi, bentornati su questo nuovo video di guidainitaliano.it. Come promesso, oggi volevamo mettervi a confronto le due tastiere meccaniche che vi abbiamo già recensito. Se non avete visto le recensioni delle due tastiere, qui sopra vi metto i link, ve li metto anche in descrizione del video, potete andarli a vedere in modo che vi fate un'idea iniziale delle differenze tra le due tastiere. Oggi, in questo video specifico, vi faremo vedere le due tastiere affiancate, ma soprattutto faremo dei test di rumorosità. Ci spostiamo subito alla scrivania, le due tastiere sono scollegate, ma per quello che ci interessa non c'è assolutamente problema. Proverò a scrivere con una tastiera e con l'altra e sarete voi a vedere esattamente la rumorosità delle due tastiere. Andiamo. Allora, iniziamo con la Razer, proviamo a scrivere. Facciamo la stessa prova adesso con la Logitech. Allora, sembrerebbe che la tastiera Logitech sia leggermente più silenziosa rispetto alla Razer. Nello specifico, entrambe le tastiere hanno il tasto di spazio abbastanza rumoroso. Proviamo prima lo spazio della Razer e poi subito dopo quello della Logitech. Razer, Logitech. I due spazi sembrerebbe leggermente più rumoroso invece questo della Logitech. Per quanto riguarda gli altri tasti, per gli altri tasti sembrerebbe, come avete appena sentito, che invece la Logitech sia un po' più silenziosa rispetto alla Razer. In realtà è proprio la tipologia di rumore che sembra differente. Infatti la Razer ci ricorda molto di più il suono del tasto di una macchina da scrivere di una volta. Sono tutte e due comunque molto carini a livello di suono, soprattutto per chi piacciono gli switch meccanici, e non fanno neanche chissà quale rumore durante la scrittura. Quindi tutte e due possono essere assolutamente utilizzabili anche mentre lavorate in ambienti più o meno silenziosi. Potrebbe essere che se scrivete molto, ovviamente se avete un qualcuno a fianco, che potrebbe essere un collega o qualcun altro che tutto il tempo sente, ovviamente potreste dare un pochino fastidio. Però a parte questo, se giocate normalmente, è molto molto simpatico il tipo di rumore di questi switch. E tutte e due abbastanza silenziose. Anche per questo video di comparazione è tutto. Se ti è stato utile metti un bel like al video, se non ti sei ancora iscritto al canale fallo, soprattutto accendi la campanellina per non perderti neanche uno dei nostri video e ci auguriamo di rivederti al prossimo video. Ciao! La 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 la